Eccoci di nuovo, eccoci. Finalmente abbiamo anche il nostro ospite, che è come molti di voi avranno riconosciuto, Marco De Benedetto, General Manager della Leonessa Brescia. Ben arrivato Marco. Buonasera, grazie dell'invito. Beh, Francesco, giustamente, essendo un docente nella materia, abbiamo fatto ritardo accademico con Marco, quindi ci perdoneranno i nostri amici appassionati. Allora, Francesco, io direi con Marco potremmo partire giustamente anche per dovere di ospitalità dal momento forse più bello per Marco, le Final Eight, la vittoria di Brescia, un risultato incredibile. Però Marco, siccome qua in questa trasmissione non vogliamo fare troppo le cose in maniera, come dire, preconfezionata, vogliamo parlare di qualcosa di cui non si parla normalmente, e cioè il successo di Brescia è un'ennesima dimostrazione che un outsider può vincere una kermesse come quella delle Final Eight. Mi spieghi qual è il mix, qual è la chimica che ha portato alla vittoria di Brescia, al di là del buon roster che voi avete creato, ma mi spieghi cosa c'è, cosa ci si deve mettere per vincere una competizione di questo tipo? Beh, è una domanda da un milione di dollari. Cerco di dare una risposta. Ovviamente ho pensato a queste cose in questi giorni, anche con lo staff, e provo a dire quello a cui ho pensato. Allora, bisogna arrivare a un'occasione del genere con un vissuto che ti dia la possibilità di competere. Questo vuol dire che devi passare attraverso vittorie, sconfitte, lavorando in un certo modo. Devi avere una componente di fortuna che ti assiste. E devi, secondo me, approfittare del fatto che una competizione di quel genere, come dicevi tu, ti permette di resettare completamente da eventuali scorie di campionato, Eurocup, quello che può essere, e fare un po' tu le vibrazioni che si sentono in quei giorni lì, perché un evento del genere è una cosa a sé stante, e devi cercare di mettere al meglio quelle che sono i tuoi strumenti che hai costruito durante i mesi precedenti, senza ovviamente le parti negative. Certo. E poi anche volevo chiederti dopo, Francesco, anche passo la parola a te, perché non voglio dopo monopolizzare la questione. Allora, Marco, sono particolarmente eccitato all'idea di avere a che fare comunque con un general manager, perché sembra un po' che sia ormai una razza in estinzione, passami il termine razza, ovviamente in senso ironico lo dico. Mi spieghi un po' questa evoluzione del ruolo del general manager, che sembra un po' appunto in estinzione, perché? Perché magari c'è una sorta di presunzione da parte di qualche allenatore di voler essere un surrogato del general manager? C'è forse magari la presunzione da parte di qualche società di poter risparmiare un contratto e poter fare altrimenti? Mi spieghi, io voglio proprio dirla chiara, tu a Trieste non hai potuto fare general manager, e lo dico io, non lo dici tu, quindi non preoccuparti. Mi chiedo però, questo ruolo di general manager è sempre più complesso, questo ruolo da ritagliarsi sgomitando, e che poi invece è fondamentale in una società professionistica di pallacanestro. Allora, intanto mi scuso perché sono in movimento, sono arrivato adesso nell'hotel, così sarò più tranquillo. Allora, è una domanda interessante anche questa. Io dico sinceramente quello che penso. Purtroppo non è, allora, da un lato è richiesta un'evoluzione del ruolo, perché lo richiede il basket attuale, che è diverso da quello di qualche anno fa, lo richiede il mondo. Dall'altra però, che va nella direzione opposta,
c'è quello che è il nostro movimento. Non parlo tanto del vertice, delle prime 6-7 squadre di Serie A in generale, però il nostro movimento, se guardiamo per esempio alla 2 attuale, ma anche alcune squadre di Serie A, c'è la corsa alla riduzione dei posti di lavoro. Adesso, con i decreti legge che si stanno attuando, con la riforma del mondo dello sport e con un imprinting dall'alto che cerca di valorizzare e tutelare i posti di lavoro per i dirigenti sportivi, le cose si spera che cambieranno da qua a poco. Però, allo stato attuale delle cose, non posso dire che ci sia una definizione e una tutela della professionalità a livello sportivo. Perché la verità è che il direttore sportivo e il general manager spesso vengono confusi, spesso viene ritenuta una figura unica, addirittura alle volte c'è il team manager che non viene valorizzato per quello che è. E non parlo neanche di marketing commerciale, ticketing. Per rispondere infine alla tua domanda, ti dico che la Lega a livello europeo che è progredita di più negli ultimi 15 anni è quella tedesca, che ti obbliga a investire sulla struttura, che ti obbliga ad avere determinate figure, ma le figure non sono fini a se stesse, nel senso che viene controllato e stabilito quello che quelle figure devono fare, e la macchina ha più importanza del roster. Questo fa la differenza. Certo. Tanto una comunicazione di servizio, Raffaele, se riesci a metterti le cuffie a parlare attraverso il microfono, evitiamo che si senta l'eco di Marco attraverso il tuo altoparlante. Ok. Così, ecco, adesso dovremmo averlo messo a posto. Marco, ultimamente, non so se hai seguito le vicende di Trieste, ma insomma c'è stato un po' di porta girevole con tentativi di rivolgersi a un mercato che però da più parti viene definito difficilissimo, da una parte per mancanza di materiale umano di qualità, dall'altro per una corsa al rialzo clamorosa e talvolta anche ingiustificata da parte dei procuratori. Hai anche tu questa sensazione, poi accentuata dal fatto che ultimamente, soprattutto in questi ultimi anni, in cui le ultime due stagioni, i giocatori preferiscono non venire in Italia per qualche motivo, penso per motivi tecnici. Ma onestamente non credo che i giocatori non vogliano venire in Italia, anzi, se c'è un momento storico in cui l'Italia attira più che gli ultimi anche 3 o 4 anni, è proprio questo. A livello tecnico, questo campionato italiano, questa Lega italiana di quest'anno, credo che dopo la Spagna sia la più competitiva d'Europa. I giocatori vogliono venire. C'è un tema economico, perché sicuramente si sa che la media del potere di spesa delle squadre italiane non è a livelli top europei, ma è anche vero che alcune leghe europee che pagano di più poi si rivelano dei fuochi di paglia, perché per esempio quella turca ha alcune squadre che hanno problemi, che poi durante l'anno smettono di essere quelle che si pensava fossero. Quindi bisogna tener conto di cosa? Che durante l'anno, soprattutto, cioè durante la stagione intendo, il mercato non è come quello estivo, quindi normalmente un giocatore che cambia squadra durante la stagione perché era in una situazione tecnica che non era adatta per lui, quindi è uno scontento, vuole migliorare, oppure l'altra situazione è quella prettamente economica. Faccio un esempio: il campionato australiano, che è quello per primo che finisce, regala al mercato europeo dei giocatori che vengono in Europa perché riescono a guadagnare ancora qualcosa. Quindi, detto onestamente, non è che il giocatore che giocava in Australia
faccio l'esempio di Milton Doyle, che è stato anche a Trieste. Ha fatto un gran campionato in Australia, adesso è andato in Turchia, ma non è andato in Turchia perché voleva mettersi alla prova o perché deve sfidare se stesso, eccetera. È andato in Turchia perché sa che in Turchia può ancora guadagnare dei soldi che fanno comodo per completare il pacchetto della sua stagione a livello personale ed economico. In questo momento in Italia questa cosa si può offrire il giusto, siamo più appetibili a livello tecnico, ma non sempre i giocatori che cambiano squadra durante la stagione a livello tecnico sono col timing giusto per arrivare da noi ed entrare a questo livello. Marco, ascolta, a proposito di questo, come però ti spieghi questo impasse che si sta creando? Per esempio, parliamo di società Trieste, Verona, Pesaro, che non stanno trovando i giocatori adatti in un mercato che sembra statico, ma che statico non è. Quindi, secondo te, qual è il problema nel trovare il giocatore giusto in questo periodo? Ma no, io non credo che, allora, credo che sia una combinazione di eventi e di circostanze molto diverse una dalle altre. Non credo che ci sia un denominatore comune necessariamente, perché conoscendo anche come operano le varie società che hai nominato, non credo che ci siano così tante similitudini di situazioni. Ci può essere una situazione nella quale magari si ha un po' meno il polso del mercato, o una situazione nella quale si fa un po' più fatica ad avere un extra budget, una situazione nella quale i giocatori che scorrono sotto gli occhi non sono ritenuti quelli idonei. Sono tre situazioni diverse, però tutte comportano il fatto che non ci sia ancora un giocatore nuovo. Ma non vuol dire che le squadre non siano attive, perché ovviamente voi come media avete poi la certezza che la squadra si sia mossa nel momento in cui c'è una trattativa alla luce del sole, ma magari ci sono state altre tre o quattro trattative che sono state nascoste fino all'ultimo, non sono uscite fuori, sono andate male, però ci sono state. Dipende. Marco, parliamo un po' del tuo percorso, no? Leggevo proprio in questi giorni, mi è capitato nelle mie ricerche per scrivere qualche articolo, di vedere delle tue interviste in cui parlavi di giocatori che sono arrivati e operazioni delle quali vai particolarmente fiero. Qual è l'operazione che ti ha esaltato di più? Non so, riuscire a portare Mitru Long in Italia e vedere che poi il suo rendimento è magari esploso ancora più di quello che tu potessi pensare. La maturazione di Petruccelli, non so, o essere riusciti a riportare a Brescia per la seconda volta Medeo della Valle dopo che se n'era andato, o Chris Wright, non lo so. Ti sto lanciando così delle idee, o magari qualcuno che non ho nominato. Credo che l'operazione che mi ha reso più soddisfatto in toto sia quella che ha portato in un paio di passaggi John Petruccelli a essere quello che è adesso, perché quando è arrivato a Brescia era un buon giocatore, con un potenziale, con una storia discreta anche a buon livello, perché comunque a Ulm aveva già assaggiato l'Eurocup, ma in questo momento è un giocatore su cui il Poz conta, della nazionale, un giocatore quindi italiano, un giocatore che adesso è rientrato da poco dall'infortunio, ma quando si è infortunato a novembre era, oltre che il difensore che conosciamo, era il miglior marcatore del campionato. E quindi il percorso che abbiamo costruito con Alessandro Magro assieme a lui in fase di trattativa e poi reso veramente vero nel lavoro quotidiano sul campo con la compartecipazione di John stesso è stato quello di dirgli da 3&D, conosciuto da tutti per la tua difesa, il buon atletismo e troppo poco considerato in attacco,
cerchiamo di farti diventare un giocatore che senza rinunciare a niente della difesa diventa coinvolto nella manovra offensiva, può trasformarsi in un secondary handler, come si dice in inglese, per fare i fighi, comunque uno che dia una mano in fase di costruzione, e tutto questo accompagnato da un tuo status, ovvero il passaporto della nazionalità italiana, che diventa ovviamente un plus incredibile per la tua carriera. Siamo riusciti a farlo in un anno e mezzo, e nel suo insieme credo che sia stata anche personalmente l'operazione più importante che io sia riuscito a portare avanti. Senti un'altra cosa, scusami, perché mi voglio collegare sempre al discorso del mercato e di come reperire giocatori utili per il campionato italiano. Volevo chiedere una cosa a Marco, che è da tempo che voglio chiedere agli operatori del settore. Il discorso G-League. Allora, posto che io sono una persona che crede ancora che il fatto di andare a Las Vegas a vedere i giocatori dal vivo, ad avere una rete di comunicazione, di contatti con i procuratori, con addetti ai lavori, valga ancora, però devo capire un attimo l'equivoco G-League, nel senso è ancora un bacino estremamente interessante di giocatori per l'Europa, oppure bisogna fare molto più filtro di qualche anno fa, perché la G-League è un poco così una confezione? Cioè, volevo sapere il tuo parere a riguardo. Allora, dopo domande difficili, le prime, adesso questa è una domanda facile invece, perché allora, chi dice che non è utile andare e che sei per chi non va? Perché assolutamente, hai detto una cosa giustissima, il filtro è gigantesco, sempre di più, per motivi diversi, perché la G-League rispetto al campionati FIBA è sempre più uno sport diverso. Adesso non voglio esagerare, ma non dico che sia come dire football e rugby, ma cioè, sono veramente due sport diversi. Non è necessariamente uno meglio dell'altro, ma per poter fare filtro e capire che filtro stai facendo e non avere solo l'etichetta di chi dice ok, di là non difendono, vanno avanti e indietro veloce, come faccio a portare un giocatore da là all'Europa? Quella è la roba semplicistica, per andare un po' oltre e trovare il giocatore che magari dopo 2 anni sarà utile, intanto conoscerlo, intanto seguirlo, eccetera, che poi l'avete nominato voi, con Mitro Long è andata così, cioè Mitro Long è un giocatore che non era sconosciuto quando io l'ho firmato a Brescia, è un giocatore tra una certa fascia di addetti ai lavori molto conosciuto, semplicemente. Poi lì c'è stato un altro discorso di avere un po' di timing, fortuna, bravura a capire quando lui fosse pronto, ecco. Ma comunque la conoscenza del Mitro Long di turno, se non ce l'hai prima, è un ingrediente che non puoi inventare. E andare sul posto e fare scouting, questa parola magica, bisogna farlo. Cioè se non lo fai è un altro tipo di monitoraggio del mercato, che definisco più passivo. Peraltro, voglio essere onesto, per quanto lo scouting sia poco spinto e poco utilizzato in Italia, per quanto, tornando alla tua domanda di prima, il ruolo del dirigente sportivo sia poco valorizzato, devo essere onesto che a livello europeo uno dei paesi che è sempre meglio rappresentato durante questi eventi per quanto riguarda lo scouting è l'Italia, perché io quando ci vado ho sempre i compagni di viaggio o comunque altri italiani che incontro sul posto di lavoro che sono competenti, non sono tantissimi, però noi ci facciamo rappresentare, ecco. Quindi le risorse umane nel basket italiano che sanno fare scouting e che fanno scouting spesso le volte anche poco considerati rispetto a quello che potrebbero dare, ci sono. Bene,
Faccio io. Marco, passiamo all'analisi un po' della stagione un po' schizofrenica di Brescia, no? Discreta in Europa, fuochi d'artificio clamorosi, forse inaspettati, forse no, in Coppa Italia sicuramente non a questi livelli e non con quelle avversarie, soprattutto in Coppa Italia. Gravi difficoltà in campionato con 7 sconfitte consecutive, ma in generale partite sempre tirate e insomma in questo momento 14 punti in classifica. Come può succedere che una stagione presenti un andamento così schizofrenico per una squadra? Succede quando il roster che abbiamo costruito, credo ancora adesso che fosse e che sia sufficientemente competitivo per la doppia competizione, Eurocup più campionato, qualora non ci siano granelli o nell'ingranaggio o bastoni tra le ruote molto grossi. Io continuo a dirlo perché può essere una scusa. Ma secondo me la motivazione è semplice, ma più importante, noi pronti via abbiamo perso dopo una pre-season già tormentata da piccoli ma frequenti infortuni a tanti giocatori diversi. Noi dopo un mese di competizione abbiamo perso Troy Copain per 3/4 dell'annata, il nostro playmaker titolare e John Petruccelli, come dicevamo prima, per 2 mesi e mezzo abbondanti. Poi abbiamo perso Cobbins, abbiamo inserito 2 giocatori nuovi, Nikolić e Taylor, e quindi abbiamo fatto due praticamente pre-season, perché una l'abbiamo fatta quella vera, l'altra l'abbiamo dovuta fare a dicembre mentre giocavamo. Quindi con questi sconvolgimenti qua non è semplice. Sicuramente noi potevamo fare meglio. Potevamo essere più equilibrati nello sfruttare le nostre risorse, potevamo, quando dico noi intendo anche i giocatori, potevamo con un po' più di cinismo, organizzazione, lucidità, portare a casa qualche vittoria in più, però dico anche che il nostro campionato ha la classifica più equilibrata di tutta Europa. Spesso andare a giocare la domenica è un'incognita, è una trappola per tanti club, e in più lo dice la Coppa Italia, ma lo dicono le varie coppe negli altri paesi. Se voi guardate gli altri campionati, tolto la Grecia, dove per esempio l'Olympiakos non ha ancora perso ed è l'unico, negli altri paesi le squadre che fanno doppia competizione faticano. Ma lo si sa prima, è un rischio che noi ci siamo presi quando abbiamo spinto per fare l'Eurocup, però d'altronde se si vuole provare a uscire un po' dal guscio italiano, mettersi in gioco non solo a livello di campo, ma a livello di organizzazione stessa, vedere come funziona il basket nel mondo, vedere che purtroppo l'Italia è il terzo mondo da tanti punti di vista rispetto a tanti paesi. Devi metterti a giocare e uscire fuori. È l'unico modo. A proposito, Marco, di questo doppio impegno, la partita che voi giocherete contro la Reyer e poi arriva a Trieste e ti chiedo due considerazioni. La prima è di tipo generale, cioè effettivamente per affrontare il doppio impegno si è parlato molto di roster lunghi, ma soprattutto di Eurolega parlo. Si è parlato magari di avere un roster equipollente almeno in 12 giocatori per riuscire oppure la questione non è una questione di pedine quanto proprio di lavoro mentale sul professionista che gioca due impegni, tre impegni a settimana e quindi tararsi in modo di affrontare questi impegni sempre con la giusta intensità. Perché non deve essere semplice, voglio dire, avere questi impegni a livello mentale, proprio parlo. Sono vere tutte e Sono due le vere tutte quelle cose, cose. nel senso Nel che senso che il il roster lungo è roster lungo è necessario, necessario.
perché quando hai degli infortuni o dei problemi, o anche solo per necessità, poter contare su giocatori che siano più o meno equivalenti e tanti serve. Ma è anche vero l'altro aspetto, conta essere pronti ad avere la gestione dello stress, della pressione e della prestazione, dello stress fisico anche, 2 volte a settimana, che rispetto a una è banale dirlo, ma cambia il mondo e non tutti i giocatori sono pronti perché non lo sanno come prima. Noi, per esempio, nel nostro roster abbiamo tanti veterani, ma anche alcuni giovani, e portare tutti al grado di consapevolezza di cosa vuol dire fare 2 partite a settimana in un certo modo è un processo che alle volte ci si mette poche settimane, no, poche settimane mai, alle volte ci si mette pochi mesi, alle volte ci si mette 3 quarti di stagione, e noi, per esempio, siamo ancora adesso dentro questo processo. Noi abbiamo Massimburg e Odiase, che sono due tra i più, giocatori più importanti per noi, ma anche tra i più giovani, che hanno imparato in questi mesi a capire cosa vuol dire giocare 2 volte a settimana. Vai a giocare al mercoledì contro squadre completamente diverse, fanno un basket diverso, quasi sempre di alto livello fisico, e poi arrivi alla domenica e giochi contro squadre che, visto che non fanno la coppa, perché capitava anche a noi l'anno scorso, arrivano col coltello tra i denti perché vogliono far vedere che il prossimo anno potranno essere al posto tuo. Devi essere forte, forte da tutti i punti di Punti vista. di vista. Ecco, fermati là. Svesti i panni un attimo della Germania Brescia. Torno un attimo su quelli biancorossi di Trieste. Ti chiedo, siccome Trieste guarda all'Europa prossimamente, secondo te, per la gestione societaria degli ultimi anni di Trieste, che è stata comunque, voglio dire, low profile, cioè non è stata ovviamente di quelli alte sonanti e con ruoli tutti coperti societari. A questo punto il passaggio all'Europa è troppo prematuro? Già, per esempio, parlo il prossimo anno, bisogna strutturare la società, bisogna avere pazienza, oppure tu dici: cominciate a mangiare la polvere, cominciate a sbattervi in quel mondo così lo conoscete prima. Secondo te, qual è il miglior percorso? Il miglior percorso è quello di volerci provare veramente. Vuol dire mettersi in gioco, vuol dire sbagliare, vuol dire non aver paura, vuol dire però strutturarsi, perché io vi dico, noi siamo un'organizzazione qua di una trentina di persone, tra uffici e staff, ok? Di queste 30 persone non ce n'è uno che non sia stanco morto in questo momento. Ed è, non voglio dire una banalità, una cazzata populistica, cioè sono sincero, nel senso che ti mette veramente alla prova. Devi avere gente che ha voglia di fare orari extra rispetto agli orari di ufficio. Devi avere uno staff nutrito, doppie figure nello stesso ruolo, il responsabile più l'assistente. Noi abbiamo 3 fisioterapisti, 3 preparatori atletici. E faccio un esempio che non sa quasi nessuno: noi abbiamo uno dei tre, che è il terzo, diciamo, che è un ragazzo turco che è venuto da solo, si è proposto per fare uno stage, ok, autofinanziato, perché aveva sentito parlare bene di Roberto Iezzi, il nostro preparatore atletico, che, aperte virgolette, è un fuoriclasse, e aveva sentito parlare in un certo modo di come lavoravamo a Brescia. Questo è figlio di un'organizzazione aperta a figure che vengono a Brescia perché, ma non perché siamo dei fighi, ma perché l'anno scorso, grazie alla nostra proprietà, abbiamo avuto la possibilità di costruire uno staff grosso. Ma non perché è una piaggeria o un capriccio, perché se vuoi strutturarti e fare certe competizioni, devi lavorare con tante persone che lavorano. Non ce n'è uno
che non sappia cosa fare tutti i giorni. E come vedete non vi ho parlato un attimo di campo. Però se vuoi farlo devi far così. Io conosco le persone che ci sono a Trieste perché ci ho lavorato assieme 2 anni, conosco le persone che sono lì negli uffici, loro sanno cosa vorrebbe dire, e bisogna che ci sia una spinta che li accompagni e gli dica provate, mettetevi in gioco ragazzi, perché alla fine non muore nessuno, certo. Rischi di far fatica in campionato? Probabilmente sì. Però alla fine fare la Coppa è quello che dà la spinta alla struttura per migliorare e cambiare veramente. L'unica cosa è come quando una città è costretta a fare le Olimpiadi, no? Uno festeggia e dice io da torinese vi posso dire che Torino senza le Olimpiadi del 2006 sarebbe rimasta la Torino brutta e grigia che tutti conoscevano. Invece si è rifatta il trucco completamente perché doveva. Alla fine tu quando devi fare le cose è l'unico modo per farle veramente. Ed è lo stesso che capiterà a Milano per le Olimpiadi prossime, invernali, eccetera. Quando tu sei spinto da una forza più grande di te, allora non hai scuse. E alla fine fare una Coppa Europea è l'unica cosa che ti mette alla prova in quel senso lì. Marco, per finire, poi ti lasciamo libero, so che hai degli impegni fra poco, giochiamo un attimo, hai parlato dei tuoi 2 anni a Trieste, il secondo si è chiuso incompiuto purtroppo per il basket italiano e per lo sport in generale, ma sappiamo il motivo, insomma il campionato finì a causa del Covid, mancavano mi sembra 8-9 partite. Si chiuse proprio, tra l'altro, con una sconfitta di 1 sul campo di Brescia, se ti ricordi, no? All'ultimo secondo Trieste perse quella partita. Secondo te, anche con i cambi che ci furono in corsa attorno a gennaio, Trieste si sarebbe salvata? Dai, cosa... Sì, non ho mai avuto dubbi su quello, me lo sono detto tante volte da solo, sì. Con grande fatica avevamo trovato una quadra e... credo che alla fine avevamo portato la nave in porto, sì. Sì, beh, vinta la partita con Pistoia, probabilmente, visto che c'era soltanto una retrocessione, mi sembra che 3/4 del lavoro era stato fatto, però almeno abbiamo Raffaele, abbiamo finalmente capito che ci saremmo salvati, dai, prendiamola come una salvezza. Ma non solo perché l'ho detto io adesso, eh. No, prendiamola come salvezza vera, dai, perché effettivamente sei stato tu l'artefice poi del maquillage a metà anno, no? Anche perché Hickman, Washington arrivarono, mi sembra anche Cervi, no? Arrivò a metà anno, effettivamente quel maquillage fece veramente cambiare completamente volto alla squadra e per quanto fosse criticato per il rendimento in campo, Ricky Hickman, a detta di tutti i giocatori che ci giocarono insieme quell'anno, faceva veramente migliorare tutti in allenamento per la sua esperienza e per la sua professionalità. Per cui direi, insomma, sono assolutamente d'accordo con te. Cosa ne dici, Raffaele? Sì, allora sì, a questo punto, giocare per giocare, chiedo a Marco due velocissime domande, dopo ti lasciamo veramente, perché la prima cosa, che partita ti aspetti tra Brescia e Trieste? È la prima domanda. La seconda domanda, cosa si dice fuori? Vogliamo sapere cosa se si parla nelle stanze di Bottoni, addetti ai lavori, di questa nuova ventata statunitense triestina, se c'è qualche se avete qualche feedback, se girano delle voci a riguardo. Ma le voci, ci sono. Allora, rispondo prima alla seconda domanda. Curiosità, perché quando c'è una nuova proprietà e in questo sistema che purtroppo non produce grande ricchezza, anzi di solito i soldi li fa spendere, anche ogni tanto per mancanza di visione, eccetera, quando c'è qualcuno di nuovo che è disposto a investire, quindi usiamo il termine investire, va sempre ben accolto, va spinto, va aiutato, va guidato, quindi io sono contento che ci sia nuova aria fresca e quindi auguro alla nuova proprietà il meglio. E per dirti che partita sarà, allora siccome devo fare, io sono molto vicino a Marco Legovic, così come sono molto legato ad Alessandro Magro, ovviamente.
So le difficoltà che aveva a bocce ferme Marco a inizio anno, che lo aspettavano, quindi è stato doppiamente bravo. Essendo consapevole di quanto lui sia bravo nel preparare le partite, lavorare tutti i giorni, so che se di solito dorme 4 ore, adesso questa settimana dormirà 2 e mezzo, perché sfida uno dei suoi grandi, a parte il sottoscritto, diciamo, ma che non c'entra col campo alla fine, sfida uno dei suoi grandi idoli, non voglio esagerare, ma comunque esempi, che è Alessandro Magro. E la fiducia è ricambiata anche dal fatto che avete visto Lego, è stato nello staff come assistente di Alessandro, quindi sarà una partita molto tattica. Non mi aspetto forse un punteggio così alto, perché forse il numero dei possessi, vista l'importanza in palio, scenderà. Spero che sia una partita divertente. Perché comunque, vi faccio l'esempio di Virtus Tortona, al di là del punteggio, del numero dei possessi, se ci sono delle partite divertenti che aiutano il movimento, è meglio di partite noiose da vedere. Ecco, dai. Quindi spero in una partita divertente per occhi neutrali. Come sempre, io soffrirò, come tutti quelli coinvolti, ma tanto questo è il destino. Bene, ringraziamo il nostro ospite, grazie veramente Marco, è sempre un piacere vederti. Reciproco, grazie a voi. Se non sbaglio ho inaugurato uno spazio nuovo, giusto? Sì, infatti come Quindi. Senti c'è qualche problema con l'audio, insomma siamo ancora in una fase di rodaggio, però Ma sei tu il giusto nostro così. primo ospite. Ecco, allora spero di portar bene, come si dice nel mondo dello sport e a teatro, tanta merda e soprattutto bravi, perché quando ci sono spazi nuovi per parlare di pallacanestro sono sempre da spingere e aiutare. Quindi alla prossima e grazie. Grazie, in bocca al lupo. Che Ciao ciao. Marco, in bocca al lupo. A voi, A grazie, voi, ciao, grazie, ciao. ciao. Eccoci, Raffaele, ci sei? ci Eccoci. sei? Ci sono, ci sono. È sempre un piacere Sempre un vedere piacere Marco, vedere perché Marco, lui perché c'è sempre questo lui problema di c'è sempre questo ritorno. problema di Se spegni ritorno, se lo spegni lo speaker, speaker. riusciamo a. Ecco, perfetto. Diciamo che Marco è sempre veramente molto puntuale e molto onesto nelle sue analisi, per cui è sempre un piacere sentirlo parlare di pallacanestro. Sì, adesso ringrazio voi perché non è che ci siano tanti spazi al di fuori della rete canonica, diciamo. Sì, certo. Bene, Marco, Marco, ti salutiamo e alla grazie. prossima. Grazie. Alla Buona prossima. serata e Buona serata a ci tutti, sentiamo ci presto. sentiamo Ciao, presto. ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. Eccoci Raffaele, Eccoci Raffaele, dovremmo dovremmo essere essere intimi, io e te intimi, io e te adesso. adesso. Ma guarda, guarda, io devo dire la verità, al di là noi abbiamo parlato anche con i nostri amici che ci ascoltano, le difficoltà di aprire una nuova trasmissione sono normali, sono fisiologiche. Chiediamo pazienza, ma dopo la pazienza spero sia dopo ricambiata da un prodotto credibile che noi vogliamo fare con tutto il cuore. Quello che a me letteralmente, personalmente ha rinfrancato, mi ha quasi emozionato e avere un general manager giovane, italiano, vincente, che ha tracciato delle linee guida del ruolo fondamentali per il futuro, per il presente, il passato, il futuro della pallacanestro. Il general manager è sempre stata una figura fondamentale. Io ho veramente rotto le scatole e continuerò a farlo per avere questo ruolo al top, soprattutto un ruolo contemporaneo, al passo coi tempi, che si
che cerca che non dà mai niente per scontato, che torni a Las Vegas a vedere i giocatori. Questo io mi auguro proprio per la Trieste. E Di Benedetto è la prova provata, dalle sue parole si evince come questo ruolo oggi non solo sia fondamentale, ma necessiti proprio di un'abnegazione, di una curiosità, di una voglia di approfondire infinite. Io mi auguro questo quando io dico che per strutturare la società triestina. Ecco questo. Senti, dalla Senti, chat dalla chat come com'è prevedibile, come prevedibile, roba com'è assolutamente assolutamente normale, normale, ci ci chiedono chiedono notizie dal notizie dal mercato. mercato. Abbiamo parlato Abbiamo ieri di parlato ieri questo, di anzi ne hai parlato questo, tu, anzi ne hai parlato io tu, ne ho parlato in ne ho serata parlato in anche di serata questo anche di questo Fruit, che Fruit, pare non sia che lui, pare non sia giocatore in lui, giocatore arrivo, in comunque arrivo, potrebbe essere comunque che potrebbe qualcosa essere che qualcosa arrivi dalla arrivi Turchia, dalla qualcuno Turchia, arrivi dalla qualcuno Turchia. arrivi dalla Turchia. C'è C'è un utente un Fleming utente che ci chiede Fleming che ci che giocatore chiede sta per che arrivare da giocatore New sta York per a arrivare da Trieste. New York a Evidentemente ha Trieste, sentito evidentemente ha qualche sentito qualche. E voce, infatti, qui. sì, Francesco, perché nel mentre che eravamo in trasmissione, noi siamo sempre interattivi, mi arrivavano notizie dove appunto la Prensa Trieste ha lanciato una promo su il giocatore che dovrebbe arrivare da New York, newyorkese. McCullough è newyorkese, però il discorso che non provenga dalla Turchia incasina un po' tutte le carte. Bravi, bravissimi i dirigenti a Prensa Trieste, perché se hanno tenuto nascosto, onestamente, vuol dire che hanno blindato l'operazione, però se lanciano un promo vuol dire che il giocatore è già firmato. Quindi veramente siamo tutti in attesa nelle prossime ore di scoprire questo nome, questo nominativo con grande, grande attenzione, anche perché coi tempi siamo borderline per l'esordio o meno a Brescia, che non è secondaria come cosa. No, certo, Quindi anche no, perché certo, Brescia anche non perché è Brescia non Treviso è come Treviso roster, è come roster. No, 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 no. competitissima, cioè, ha due o tre Infatti, ha giocatori due per o ogni tre giocatori ruolo, per per ogni cui ruolo, per cui effettivamente effettivamente mostrare la corda mostrare la sulle corda rotazioni, sulle sulle numerosità delle numerosità rotazioni, delle rotazioni potrebbe essere potrebbe veramente essere esiziale veramente per Trieste a esiziale Brescia. per Trieste a Brescia. No, anche perché Brescia arriva cattiva la prossima partita, non può permettersi più di perdere. Quindi noi avremo sostanzialmente un approccio della squadra di casa veramente aggressivo e con giocatori di assoluta qualità. È chiaro che avere un additivo di un certo tipo darebbe la possibilità, darebbe più forza a Trieste, che già comunque arriva con un morale alto, con un'autostima ritrovata, e quindi, insomma, voglio dire, gioca le sue carte credibilmente per magari provare il colpaccio, il pallellonessa. Sì, Sì, ricordati Raffaele di abbassare ricordati Raffaele di sempre abbassare sempre l'audio l'audio della. del tuo speaker, altrimenti andiamo in loop. Eccoci, adesso dovrebbe essere perfetto. Ecco, infatti ce lo suggeriscono anche dalla chat. Ascolta, ultimamente, in questi ultimi 2 giorni, ieri e oggi, ho ascoltato tutto il contrario di tutto su questo stranissimo campionato che vede due blocchi praticamente da 5 squadre, no? Quelle che stanno sotto di noi, quelle che stanno sopra di noi, entrambe distanziate curiosamente, no? Di 4 punti. Ce lo stiamo chiedendo tutti. Quali secondo te sono le probabilità che la Pallacanestro Trieste, con un innesto, perché a quel punto se non dovesse arrivare non stiamo nemmeno qui a parlarne, abbiamo un nuovo follower. Tra l'altro, non so se avete sentito la citazione, no? Ogni volta che c'è un nuovo follower facciamo una tripla, ci chiamiamo tripla di tabella. È possibile guardare, secondo te, verso l'alto? Sono 4 punti sopra, 4 punti sotto. Consideriamo anche il fatto che Trieste dovrà giocare contro le 5 squadre che la precedono fuori casa e avrà invece scontri diretti in casa con le squadre che la seguono, conservando tra l'altro anche doppio vantaggio, cioè il vantaggio nel doppio scontro diretto, sia con Napoli che con Treviso. Quindi direi discorso salvezza molto più blindato rispetto a ambizioni da playoff. Ah sì,
Direi di sì, anche se non vorrei così ammantarmi troppo da malattia dalmassoniana, cioè sul conservatorismo da esasperato, cioè per dire che prima di tutto la salvezza, in ogni caso, io quello che dico è si può sì guardare un po' più in alto, è anche necessario a livello di mentalità. Soprattutto con il nuovo innesto, che non diventi un'isteria. Sappiamo tra l'altro che c'è un gruppetto là davanti con delle squadre che cominciano a battere in testa come Pesaro, che, quindi io direi che dobbiamo agire un po' come Brescia le Final Eight, da outsider, da sorniona, da squadra che viaggia a fari spenti. Dopo vediamo cosa succede, intanto però blindando le partite salvezza. Certo, tra l'altro giocare come ha fatto Brescia vorrebbe dire veramente giocare delle finali, perché Brescia è stata competitiva nelle Final Eight di Coppa Italia perché c'è la partita unica, perché è win or go home, e per cui è quello l'atteggiamento che secondo me Trieste dovrà tenere da adesso fino alla fine nelle partite che contano, ovviamente contro Bologna, ad esempio, non avrà nulla da perdere, per cui magari potrà giocare anche quella mentre sgombra, però le altre partite dovrà veramente giocare con il coltello fra i denti, però prendendole veramente partita dopo partita, senza fare troppe tabelle, senza fare troppi programmi, perché altrimenti è la volta buona che l'obiettivo non viene raggiunto. Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Adesso però diciamo che il percorso, ma del resto è sempre un percorso a step, a tappe, a singole tappe, perché veramente ogni partita è storia a sé, ma adesso di luoghi comuni qua veramente possiamo averne bizzeffe, ma il problema non è questo, è proprio una questione, ripeto, di veicolare e di concentrarsi sull'obiettivo prossimo, perché al primo episodio di presunzione ecco che rischi di scivolare pesantemente, e puoi farlo anche con Reggio Emilia, quindi bisogna stare veramente veramente attenti. Questo ha detto bene De Benedetto, cioè la questione di un campionato così equilibrato non ti fa dormire sonni tranquilli. Appena, ripeto, tu un attimo esci da quello che è il focus, ecco che c'è sempre qualcuna pronta a farti le scarpe. Quindi ecco, quindi diciamo obiettivo Brescia, appunto. Ecco, ascolta, noi nella puntata zero, perché ci hai sentito, abbiamo promesso che non l'avremmo mai toccata piano, no? Per cui cerchiamo di mantenere la promessa. Torniamo per un attimo alla partita di domenica contro Treviso. Ho avuto l'impressione, al di là poi della precisione al tiro, al di là di tutto quello di cui abbiamo parlato tutti descrivendo la partita, però così l'impressione che ho avuto vedendo l'atteggiamento, l'intensità, la voglia, il linguaggio del corpo di soprattutto alcuni giocatori, Davis, Campogrande ad esempio, l'assenza di Gaines fisica proprio, non l'assenza come giocatore, ma l'assenza di Frank Gaines, secondo me ha rinfrancato e alleggerito la mente di tanti. Sì, Abbiamo detto che non la tocchiamo quella piano, la, no, non la tocchiamo non piano. la tocchiamo piano. Sai cos'è? La mente di tanti, di giocatori professionisti e di giocatori statunitensi nella fattispecie, tende a essere così un movimento ondulatorio che diciamo approfitta di certe situazioni. Con molti si scherzava perché si diceva non avevamo dubbi che Davis faceva la partita della vita. Io dico che nello sport professionistico la porta girevole del mercato è la normalità. Il fatto di coesistere, magari non proprio gradendo, magari la presenza di qualche compagno, deve essere anche questo metabolizzato. Perché è chiaro, oggi parliamo di una squadra che ha distribuito la fase offensiva nei tiri di Davis, nei canestri di Campogrande, eccetera, ma che domani potrebbe avere lo stesso problema con il nuovo arrivato. Quindi è una questione che deve uscire un po' dal
dal paraculismo, diciamo, sportivo di alcuni soggetti. Cioè, il professionismo è professionismo proprio perché tu ti devi adattare alle varie situazioni e più tu ti adatti nel senso di fare anche mezzo passo indietro per la squadra, ecco che là è il valore aggiunto e là la squadra trova, ovviamente il suo nirvana e quindi importanti successi. Se tu invece tendi a essere egocentrico, a pensare a te stesso, al tuo star bene, alla tua comfort zone, probabilmente si parla appunto di tanti singoli giocatori che non fanno gruppo, non fanno squadra e difficilmente i risultati arrivano. Quindi qua bisogna stare attenti. Bene, prendiamo atto di questo, ma adesso attenzione che sta arrivando un altro e tornano le solite questioni. Certo, tra Certo. l'altro non sarà soltanto una questione di scelta del giocatore giusto nel ruolo giusto, delle sue qualità tecniche, delle sue capacità magari di realizzatore. L'identikit tecnico del giocatore lo sappiamo ormai, l'abbiamo sviscerato tutti e sarà veramente chiarissimo nella mente soprattutto di Marco Legovic. Però, questo che abbiamo imparato a conoscere nell'ultimo mese, mese e mezzo, è un giocattolo che si regge soprattutto sulla forza del gruppo, sulla coesione dello spogliatoio, sulla voglia. Guarda, l'esempio ha esaltato Connor Barwin, però quando l'ho visto è stato probabilmente il momento che mi ha esaltato di più della partita, più degli alley-oop con Terry che arriva col naso dentro il ferro. Cioè vedere Spencer che ha 10 giornate dalla fine del campionato, 2-0-6, 20 punti avanti, si getta in tuffo con una specie di clanfa per andare alla ricerca di un pallone vagante. Secondo me è veramente, come dire, l'emblema, è il paradigma di quello che questo gruppo è diventato. Per cui, tornando al problema del mercato, il giocatore che entra dovrà essere in grado di entrarci con l'umiltà di capire dove entra, con l'intelligenza di non voler imporsi, perché potrebbe essere dirompente proprio dal punto di vista del giocattolo che si incrina, no? Detto una cosa stra giusta ed è la prova provata di quello che cercava di spiegare Coach Legovic e lo staff della Pallacanestro Trieste nell'indirizzare la scelta su Jamal Sanders. Jamal Sanders era perfetto per questo tipo di discorso. Non sarà Rich Laurel, non sarà un cannoniere che ti fa spellare le mani o ti fa ribaltare dai seggiolini dell'Allianz Dome, ma è un giocatore che è un collante, è un complemento che in punta di piedi, ma con professionalità, personalità, mentalità, dà un valore aggiunto alla squadra, che non deve essere un clamoroso valore aggiunto, un valore aggiunto. È quello che si chiede ed è appunto da fare da trade union a quello che è reparto esterni, reparto lunghi. Questo era il principio ed è per questo probabilmente che il mercato della Pallacanestro Trieste su questo rinforzo si sia un po', tra virgolette, arenato, non nel modus operandi, arenato nel senso del contratto firmato, proprio per cercare il giocatore adatto per quello che tu hai detto. I nostri 20 minuti stanno per volgere all'ora, quindi direi che siamo veramente in chiusura. C'è un utente, Luca, che ci chiede se la nuova proprietà si è già sbottonata su quali saranno i miglioramenti possibili al Dom, diciamo, per rendere più usufruibile l'ambiente e lo spettacolo, concetto tipicamente americano che sinistramente avevamo sentito, data la nostra età, Raffaele. Più la mia che la tua, ma insomma, diciamo, siamo abbastanza stagionati da ricordarci l'era Frank Garza e le tastiere previste sugli scaloni di Chiarbola per ordinare, per navigare in internet e per, insomma, mi pare ordinare anche da mangiare, da bere o qualcosa del genere, seguire le partite. Per cui diciamo che è qualcosa che è insito nel DNA degli americani, no? Il concetto di spettacolo. Loro non hanno parlato, non sono entrati nei particolari su come debba essere rimodernato il Dome, potremmo farci dei ragionamenti, però insomma aspettiamo che lo facciano loro. Direi che però il
Sì, esatto. Riaprire il banco birra vicino alla mia postazione sarebbe l'ideale, visto che c'è la spina, non basterebbe attaccarci il bidoncino, il barilotto. E quello sarebbe veramente un gran colpo, non soltanto per me, perché c'è anche Raffaele lì vicino. In ogni caso, direi che non vorrei che gli americani, soprattutto per esempio Conor Barwin, che viene da un mondo che è quello del professionismo americano e l'NFL, ma potrebbe essere l'NBA, in cui lo spettacolo prevale su tutto il resto, no? L'usufruibilità dello spettacolo, il palazzetto colorato, rumoroso, con bella musica, con playlist curatissime, prevalga un po' sull'aspetto sportivo. L'avevo detto ieri sera anche a Telequattro, in Italia, a parte che ci sono le retrocessioni, in America no, no? E già lì partiamo con le differenze, ma fondamentalmente nei paesi europei, nei paesi ancora di più latini e soprattutto in Italia, io credo che anche a Trieste si preferisca vincere 51-50 con un autocanestro della squadra avversaria all'ultimo secondo rispetto che un 148-146 sconfitta in casa magari, no? Con schiacciate, contropiedi e spettacolo anche atletico, no? Per cui io spero che gli americani mettano in subordine il rimodernamento, insomma il contorno, la confezione rispetto alla sostanza. Allora, anche qua, diamo delle notizie più o meno concrete. Io so per certo che c'è un progetto già stilato, perlomeno a grandi righe, di veramente un ammodernamento impiantistico di altissimo livello. E c'è già quindi un eventuale, proprio veramente progetto anche nei minimi particolari. Non a caso tutto l'entourage americano ha guardato, ha sondato il palazzetto in ogni aspetto, in ogni centimetro quadrato per cercare di migliorare questo, ed è perfettamente allineato con l'idea di sport di stampo americano. Dove sta l'oggetto, questa intersezione fra Trieste e l'America, è proprio gli americani far come dire, metabolizzare un prodotto mediatico importante a noi italiani. Noi trasferire quel pathos necessario che deve esserci dentro l'arena e che, come hai detto tu giustamente, è parte fondante del vissuto sportivo latino. Se queste due cose entreranno non in collisione, ma si intrecceranno, verrà fuori uno spettacolo, e Trieste e la piazza, come ho detto a Richard De Meo proprio l'ultima partita con Treviso, ho avuto modo di chiacchierare, ho detto: se tu qua solo mandi una piccolissima scintilla, divampa l'inferno, l'incendio, perché è una città che si incendia di pallacanestro. Quindi, ripeto, se c'è questa congiunzione degli astri, noi abbiamo veramente qualcosa di unico nel futuro prossimo. Se invece una cosa prevarica l'altra, probabilmente stemperiamo il tutto. Bene, un'oretta, vabbè, gli argomenti erano tanti, d'altronde anche il nostro ospite, insomma, l'avrei tenuto qui un'altra mezz'ora perché gli argomenti da sviscerare con lui ce ne sarebbero stati, ma magari tornerà prossimamente. Il pubblico della Slovenia probabilmente arriverà quando riusciremo a mettere sotto contratto nuovamente uno giocatore della nazionale. Ci ricordiamo com'era con Dragic, veniva veramente tantissima gente da Capodistria, ma anche da Lubiana, a seguire le partite di Trieste, per cui effettivamente potrebbe essere un game changer quello di scegliere un giocatore sloveno. Vedremo quello che succederà, sarà una questione della prossima estate. Io direi, ti ringrazio Raffaele, anche per la pazienza per i primi minuti un po' tesi sui problemi tecnici, ma quest'oggi mi sembra le cose siano andate nettamente meglio rispetto alla puntata zero. Andremo sempre meglio le prossime settimane. Spero vi sia piaciuto. Una buona serata, Raffaele. Ciao e grazie a te Francesco, un saluto a tutti. Alla prossima. Alla prossima.